Possiamo anche sfumare il pezzo, grazie. Vedo i miei amici giornalisti che hanno consumato le loro noccioline, le loro banane, i loro ananas, vero? Sì? Bene. Questo ci mette già in una condizione di parità, vuol dire che anche voi vi dedicate alle noccioline e a queste cibarie che sono frutto di lavoro sacrosanto della natura e di un uomo instancabile che preferisce ancora coltivare la natura piuttosto che il gas di scarico e affini. Siamo qui riuniti oggi perché il collettivo della giungla mi ha dato questo infausto compito di presentare un disco realizzato in una grotta di registrazione dove abbiamo avuto a disposizione degli animali stupendi, dei musicisti veramente molto incredibili. Che succede? Molto incredibile, dai. Brutta scimmia che non sei altro, combini sempre dei casini anche tu. Ritorna sulla liana, corri. Vi stavo dicendo che il mestiere... Mo c'è rotto i coglioni. Stavo dicendo che è molto difficile indossare questa pelle e non è una scelta che si possa fare, non è accessibile a tutti chiaramente, perché si passa attraverso delle reincarnazioni, se così possiamo chiamarle. Si comincia conigli, piano piano micetti, poi cominciano a spuntare. Che è successo? Stiamo parlando della cordialità degli animali. Come vedete l'uomo non lascia certo possibilità di smentirsi. Mi dispiace che proprio nella mia tana succedono queste cose. Vi stavo dicendo allora che indossare questa pelle del leone è un privilegio che mi sono concesso dopo 33 anni e dopo 33 giri. E oggi sono qui per presentarvi questa nuova esperienza che mi fa nascere di nuovo, forse con una pelle nuova, o forse è la stessa pelle che indossavo da sempre, che voi non vi siete accorti che io avessi. Perché vi siete occupati più che altro di quello che c'era sulla pelle e non quello che c'era dentro. Mi dispiace per molti di voi che magari hanno certo faticato di meno, come si fatica meno oggi a cercare di interpretare l'uomo, che possa essere artista, ma comunque quasi sempre lo è un artista l'uomo. È bello guardargli dentro ogni tanto, scoprire che sotto questa pelle ci sono degli universi fatti di particelle, di piccole essenze che fanno dell'uomo ancora un universo. E io è proprio di questo che vi parlerò in questo disco, che voi ascolterete attentamente perché è frutto proprio di una ricerca, se vogliamo. Non ho voluto fare una cazzata, ho voluto fare un disco che credo sia, che meriti la mia maturità, che possa essere interpretato nella sua adultezza. E naturalmente tutto questo è costato 3 mesi di studio. Mi sta dicendo 3 mesi e mezzo. Sì, amore, grazie. Se non ci fossero loro. È costato anche parecchi soldi, lo dico non per sfrontatezza o per mancarvi di rispetto, soprattutto a voi che vivete in una condizione che non è forse la nostra, di noi privilegiati, che abbiamo la possibilità di cantare malgrado le casse integrazioni, malgrado certi soprusi, certe calamità e via discorrendo. Però anche noi dobbiamo in un certo senso salvaguardare questa nostra identità, cercando di darvi il meglio. Grazie amore. Sì, gli animali hanno sempre per me un becco di riguardo. Ecco lui che si sta muovendo adesso perché vuole essere menzionato, mi ha chiesto se lo mettevo sulla busta e mi sono dimenticato, infatti è incazzato nero. Ciao. Allora, stavo dicendo, come ho perso la liana del discorso, stavo dicendo che questo disco è costato parecchi soldi. È costato parecchi soldi non perché io abbia mio zio petroliere, perché se ce l'avessi a quest'ora, amore,
saremmo tutti meglio, perché magari troverei il modo finalmente di fare i centri per i tossicodipendenti dove, che funzionano, e non mi troverei come mi è successo a Spoleto, come mi è successo a Spoleto, di fare questi sforzi che per me non sono stati sforzi ma più che altro degli impegni, e vedermi sparire sotto gli occhi tutto il frutto di un lavoro che doveva essere difeso. Mi dispiace per Spoleto perché è una bella cittadina, ma certo che chi la popola nei quartieri alti non è certo degno di essere ricordato. E comunque certo che anche, va detto un'altra cosa a proposito di queste mie lucubrazioni, che ne canterò ancora di queste faccende e di questi problemi. Mi piacerebbe però non essere ancora una volta messo in gabbia anche in questa circostanza, ed essere quello che canta e che viene, come ho detto prima nella presentazione, viene identificato come il santone, come l'ayatollah, come queste cose qui. Abbiate un pochino più di riguardo quando scrivete di me e cercate di indirizzare alla mia persona degli aggettivi e delle definizioni che mi possano stare a pelle. Detto questo vi farò vedere un attimino che fine hanno fatto quelli sprovveduti che non mi hanno dato ascolto. Questa qui praticamente è la testa di un giornalista che scriveva che ero finito. Questa è la mano, i resti della mano di un disc jockey che non passava le mie musiche. Questa è quella linguaccia biforcuta di tutti quelli che mi parlano dietro. E questo orecchio reciso è l'orecchio delle mie nipotine e nipotini che tentano di carpirmi i segreti, riuscendoci ben poco, per cercare di vivere della propria luce. Ma torno a ripetere a questi nuovi cantautori col fondotinta: di Regina ce n'è una, tutte le altre sono. A questo punto mi sembra di aver detto il minimo indispensabile per non stare qui a menarvela ancora, perché mi rendo conto che siete stati molto carini a venire a trovarmi in questo ambiente, che spero sia un ambiente che tornerà ad essere più familiare, più frequentato, perché attraverso la conoscenza degli animali, io perlomeno nutro questa speranza, si possa arrivare a conoscere l'uomo, perché credo che l'animale debba insegnarci ancora tante, tante, tante cose. Quindi io sono pronto adesso a ricevere da parte vostra delle formulazioni di domande, e non so se Attilio o Adriana potranno venire da voi con un microfonino a mano, e io sono pronto a rispondere alle vostre domande. Fatemele facile, vi prego. Siamo pronti. Comincia a zampa. Vedo come sempre da un casino. Il messaggio di questo disco, vai. Il messaggio di questo disco sono molteplici. Il primo messaggio l'ho appena finito di esporlo, che è il messaggio proprio di Renato Fiacchini, che finalmente vuole uscire da questa gabbia che è il manifesto, e che è una cartolina, e che è un 24 pollici, e che sono queste realtà che spesso ci avvinghiano, nelle quali restiamo prigionieri, spesso senza avere la possibilità invece di dire quello che eravamo, come siamo nati, come stiamo crescendo e dove stiamo andando. Perché artisti o non artisti, è bello poter dire e pensare ancora quello che si vuole dire e pensare, senza l'imbarazzo di essere confusi fra i solchi di un disco. Avanti un altro. Non è l'unico messaggio, cioè questo è il primo, poi c'è il secondo. Ah, già, vuoi sapere tutti? I messaggi sono messaggi rivolti proprio a questa umanità di animaletti che sanno essere comunque sempre molto imprevedibili e molto eclettici e stupendi. Ecco, forse il messaggio è questo: cerchiamo di comprendere questa nostra utilità e questa nostra meravigliosa anima, cercando appunto di convivere meglio, di rispettarci un pochino di più, soprattutto ai semafori,
soprattutto nelle code autostradali, soprattutto davanti a una partita di calcio e davanti ad altre manifestazioni di collettività che vogliono essere una testimonianza d'amore e di fratellanza anziché un suicidio. Fabrizio, ma sei venuto solo tu oggi della stampa? Ah no, c'è Pietro Mondini, io darei il microfono a Pietro. È sempre no, volevo sapere solo quanto è costato questo disco. Quanto è costato come investimenti, perché mi pare un disco ricco, non solo per questo. Mi stava disso, ho pagata la multa quell'altro, prima me l'ha fatto io. L'ho pagata, amore, l'ho pagata. Pietro, stavi dicendo una cosa? No, avevo chiesto quanto è costato il disco. Il disco è costato. Ma poi insomma non mi sembra il caso di parlare di cifre. L'unica cosa che mi va di dire proprio sfrontatamente è che in un momento di crisi come questo, dove tutti si grattano, perché questa crisi è diventata un letargo secondo me anche inspiegabile. Renato, siccome mi hai tirato in ballo e proprio ora stai parlando di crisi, ne approfitto per dirti che, ascoltandolo in cuffia, questo disco mi sembra di quelli che crisi non ne avrà di sicuro. Aspettate, non ho finito. Per cui, quando si parla di crisi del disco, tu che ne pensi? Perché c'è disco? Per la qualità o per altre ragioni? Secondo me la crisi diventa del disco quando è un pochino più generale. Voglio dire che se i ragazzi non hanno più questo ardore, questa grossa spinta per andare a acquistare un disco, è perché magari sono presi da problematiche, da impegni forse un pochino troppo onerosi per la loro età. Cioè forse secondo me è in crisi un pochino la spensieratezza. È in crisi anche il portafoglio di un genitore che magari è anche lui in crisi, e questa cosa poi crea anche un pochino delle conseguenze un pochino più generali. Comunque io sono più vicino e più consapevole della crisi in atto, di quella vera, di quella della disoccupazione, di quella della gente che viene sbattuta fuori dal posto di lavoro da un giorno all'altro. Cioè sono più, voglio più bene a questa crisi, che in fondo è una crisi, è vero che sia una crisi, ma è qualcosa che ci può dare una speranza, perché questa gente non credo che tornerà a casa, e spero che non ci torni per stare a casa. Ultima cosa, ogni volta tu dici sarà l'ultima volta, ma ogni volta trovi un'immagine diversa, la prossima quale sarà? Ma... questo non si può dire mai, perché magari ti svegli una mattina e ti fermi a guardare una persona anziana con gli stessi occhi con cui si dovrebbe vedere guardare una persona anziana e un bambino da un'altra parte. E il pensiero più bello credo sia quello di esserci anche domani per vedere ancora nascere i bambini e invecchiare degli uomini. Bravo! Bravo!